subito la parola a Claudio Martelli per illustrarci questa nuova impresa o questa iniziativa, che cosa si pone anche nell'ambito, diciamo, dell'universo, potremmo dire, post-socialista. Politicamente al momento non è in auge, ma insomma culturalmente è qualcosa che ha segnato la storia dell'Italia. Sì, l'hai detto bene, questa è la testata, questo è il primo numero, quello che è uscito il 1º maggio, quindi ormai da quasi 3 settimane, e che è andato a ruba nelle edicole in cui è stato venduto, cioè a Milano, nel centro di Roma e in quello di Napoli, nelle tre capitali. Ma il grosso delle vendite è avvenuto attraverso abbonamenti individuali. Nelle edicole è sparito subito, in mezza giornata era già esaurito, abbiamo dovuto ristamparlo 3 volte. Abbiamo venduto 14.000 copie, siamo molto lieti di questo esordio, anche perché non siamo arrivati su tutto il territorio nazionale, ma a parte le tre capitali d'Italia, nelle Romagne e in qualche altro sparso borgo, ma non abbiamo fatto una distribuzione a tappeto, né la faremo perché i costi sarebbero insostenibili per volerlo distribuire in tutta Italia. E quindi procederemo attraverso gli abbonamenti, sempre di un giornale cartaceo, per ora mensile, che presto diventerà un quindicinale e poi chissà un settimanale. Parallelamente avvieremo anche l'edizione digitale che è già pronta, ma non l'abbiamo ancora fatta decollare perché non volevamo sabotare la vendita del giornale in edicola e quindi dare un danno a noi stessi. Era un progetto coltivato da lungo tempo che ha avuto però una grande spinta, un impulso decisivo quando 2 anni fa abbiamo completato la digitalizzazione di tutta la collezione storica dell'Avanti, che dunque adesso è disponibile per chiunque voglia curiosare, voglia documentarsi, voglia informarsi, alla Biblioteca del Senato alla quale l'abbiamo donato l'Avanti digitale dal 1896 fino al 1993, con il periodo in cui non poteva essere stampato perché c'era la dittatura fascista. Sino alla ripresa appunto di questa primavera c'è stato un lungo silenzio che è durato anche troppo, circa 26 anni. Ci sono stati vari tentativi qua e là, in parte non autorizzati, in parte falliti, o comunque di minimo ascolto. Sono convinto invece che questa sia la volta buona. Lo è per tanti motivi. Ho letto l'altro giorno un articolo di Biagio De Giovanni, un filosofo napoletano, a lungo militante del Partito Comunista Italiano, persona di grande intelligenza, di grande garbo, però all'improvviso se n'è uscito su un giornale nostro concorrente, sarà per quello il Riformista, che forse si vede i sogni più che i sonni turbati dalla nostra uscita con l'Avanti, che il socialismo è morto. Oh, bella scoperta, all'improvviso. Ci si accorge che non c'è più un caro istinto come quello del socialismo. Il fatto che venga da un filosofo, diciamo, di formazione marxista-comunista, qualche dubbio lo alimenta, ma è talmente una persona squisita che non voglio pensare a questo. Penso quindi a un vero e proprio abbaglio intellettuale, anche perché Biagio De Giovanni dice: ma insomma, le prove sono nei fatti concreti e determinati, non c'è più il socialismo, cioè, forse in Italia è un po' sbiadito, un po' passato nel dimenticatoio. Vorrei sapere quale altra cultura politica in Italia vive. In realtà sono state sradicate tutte le culture politiche in questo paese, liberale, democratica, persino quella dei cattolici, per non dire quella dei comunisti o dei repubblicani. Niente, è stata fatta a tabula rasa generale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma al di là di questo, l'osservazione di Giovanni è sbagliata perché se noi guardiamo la mappa dell'Europa, Portogallo esprime un leader socialista che ha salvato il suo paese da una crisi spaventosa. Si chiama Antonio Costa, è un leader di prim'ordine. La Spagna è governata da un leader socialista che si chiama Pedro Sanchez. Lo stesso la Danimarca, da una giovane leader, la Finlandia, la Svezia, la Slovacchia e tanti altri paesi. Ma la cosa più sorprendente è che Biagio De Giovanni non si è accorto che il socialismo è rinato persino negli Stati Uniti d'America, dove era scomparso ormai da quasi un secolo. Non scomparso così, per caso, ma era scomparso perché era stato represso con una tale brutalità dalle varie bande armate di crumieri e quant'altro organizzati dal padronato americano, che va sempre molto per le spicce, con una repressione che non ha nulla da invidiare a quella fascista per brutalità e per violenza.
ma con Bernie Sanders si è ripresentato sulla ribalta politica americana e l'altra volta ha sfiorato la nomination per sfidare il candidato repubblicano Trump, vinse Hillary Clinton, ma di strettissima misura. Questa volta ha di nuovo perso la corrente socialista, ma pur sempre si è affermata con un 25% di consensi. Quindi un quarto, un terzo del Partito Democratico americano è di orientamento socialista democratico, di questo stiamo parlando, perché di socialismi nella storia ce ne sono stati anche troppi, non c'entriamo nulla col socialismo sovietico, eppure si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Certe volte gli stessi comunisti abusavano del titolo di socialista perché forse avevano un po' vergogna a dichiararsi comunisti, non in Italia, dove c'è stato un grande vanto da parte dei comunisti di così chiamarsi, ma in molte parti del mondo era così. E a lungo il comunismo e il socialismo sono stati confusi nella propaganda più di destra, più conservatrice, più reazionaria. No, il socialismo democratico è un'altra cosa, ha un'altra storia, ha sempre mantenuto un rispetto fondamentale per tutte le libertà democratiche, anzi le ha cresciute, le ha incrementate. In Italia in particolare il socialismo, specialmente nella fase culminante della leadership di Craxi, ha assunto addirittura un connotato liberale, e Craxi parlava di socialismo liberale. E anche questo avanti, nel sottotitolo qui, reca scritto Voce del socialismo liberale. Non è voce soltanto di questo. Quello che uscirà il 2 giugno sarà un socialismo repubblicano, perché non c'è dubbio che senza i repubblicani, i socialisti, e soprattutto senza quella straordinaria figura di galantuomo e di militante che è stato il più grande leader socialista del Novecento, cioè Pietro Nenni, noi non avremmo avuto neanche la Repubblica. Perché tra le incertezze del Partito Comunista dopo la svolta di Salerno e l'abbraccio anche ai monarchici, aveva già abbracciato i fratelli in camicia nera, Palmiro Togliatti, che non dimentichiamo, era il vice di Stalin, non è che era il vice, che so io, di un personaggio minore del comunismo internazionale, no, era il vice di Stalin, ed è stato un fedele esecutore. Ebbene, quando arriva in Italia, Ercoli, così si chiamava Togliatti durante la Resistenza, che lui non ha fatto in Italia, ma ha fatto in Unione Sovietica, sbarca a Salerno e lui pronuncia un discorso che in sostanza è uniamoci contro il nemico comune, che era il nazifascismo, e l'appello era rivolto anche ai monarchici in modo molto esplicito. Questo impensierì molto Pietro Nenni, perché temette che tra un De Gasperi che non si capiva bene perché un giorno dava un colpo alla Repubblica, il giorno dopo lo dava il colpo alla monarchia, tant'è che l'Avanti lo ribattezzò il signor Ni, perché non era né per la Repubblica né per la monarchia, era in mezzo, perché l'elettorato democristiano era in grandissima maggioranza monarchico, tradizionalista e ferventemente cattolico. E Nenni si schierò invece apertamente, coraggiosamente, risolutamente, insieme con alcuni altri alleati, a cominciare dal Partito Repubblicano, all'epoca guidato da Randolfo Pacciardi, che era un eroe della Resistenza spagnola, un grande combattente per la libertà, che poi finì accantonato dalla Malfa nel suo partito, ma questa è una storia a parte. Dunque, i socialisti guidati da Pietro Nenni, i repubblicani guidati da Randolfo Pacciardi e Oronzo Reale, gli azionisti, che erano talmente pochi che bastavano le dita di due mani per contarli. Quindi certo il loro apporto intellettuale fu importante, pensiamo soltanto a una figura come quella di Piero Calamandrei, ma certamente non numericamente significativo. Dunque, adesso, come vediamo per scontato la vittoria della Repubblica nel referendum del 1946, ci appare con gli occhi distanti che abbiamo su quella vicenda storica come una scelta facile, naturale, scontata, ma è ovvio, gli italiani avrebbero scelto la Repubblica. Beh, nel 1946 non era affatto ovvio, anzi tutto lasciava prevedere che ci sarebbe stata una vittoria monarchica per un lungo periodo. Con l'atteggiamento così compromissorio di Togliatti, il Partito Comunista cercava sempre una legittimazione, voleva rassicurare i ceti più moderati e dunque era disponibile a molti compromessi. Il Partito Socialista aveva nel proprio DNA, come del resto i repubblicani, la Repubblica, l'ideale della Repubblica, come forma più moderna di assetto costituzionale.
Ebbene, quella è stata l'unica rivoluzione pacifica e democratica della storia d'Italia. Ci fu un doppio voto, perché ci fu il voto nel referendum, monarchia o repubblica, che era un voto secco. E poi accanto a questo c'era un'altra scheda in cui si votava per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente. Anche qui, grande lotta, naturalmente conflitto tra i partiti, la legge era proporzionale, per la prima volta dopo la dittatura fascista, quindi espressione di tutte le forze politiche, la DC prevalse con il 35% dei voti. Secondo partito era quello socialista, con il 21, quasi il 21. Terzo partito quello comunista, e poi aveva ancora avuto una sua robusta consistenza quello repubblicano, perché trainato dall'altra scheda in cui si votava per la Repubblica, ha preso il 4,5% e 1,5% il Partito d'Azione. Queste le principali forze in campo, e dunque una lezione di enorme importanza, di enorme interesse, quella proprio l'avrebbe chiamata a Pannella una rivoluzione democratica, cioè una rivoluzione non violenta, pacifica, però di quelle che cambiano il sistema per davvero, perché dalla monarchia, con tutti i suoi compromessi, con tutto quello che poi anche di intrighi si muoveva intorno alla corte, e con la supremazia del re su tutti gli atti fondamentali, e basti pensare che la strada al fascismo l'aprì il re. Il ministro dell'epoca si chiamava Facta, andò da lui quando c'era la marcia d'Italia e disse: questo è lo stato d'assedio, se Sua Maestà lo vuole firmare, il 4-8 ci sbarazziamo delle camicie nere. E effettivamente sarebbe bastato assai poco, ma il re si rifiutò di firmare lo stato d'assegno e anzi chiamò Benito Mussolini e gli affidò l'incarico di fare il governo. Poi firmò le leggi liberticide, firmò addirittura l'obbrobrio delle leggi razziali, quindi era veramente un re che aveva... Poi fuggì nel momento cruciale in cui l'Italia doveva scegliere. Bene, questo di cui ci occupiamo nel prossimo numero dell'Avanti, che spero compiate.